Siamo qui a Roma, l'aula è l'aula Newman della Facoltà Pontificia Urbaniana, a presentare appunto il testo, il mio testo intitolato Enrichetta Beltrame Quattrocchi, un momento particolare che ci vede tutti coinvolti a rendere omaggio, ecco, alla venerabile, perché ha speso tutta la sua vita per gli altri. Infatti il sottotitolo del testo è intitolato Il mestolino di Dio, a indicare proprio la sua vita versata agli altri, ma prima a cui ha attinto abbondantemente dalla mensa del Signore. Veniva richiamato un po' la singolarità di questo titolo, il mestolino di Dio, se Padre Massimiliano l'ha scelto, no? E, diremmo, per una ragione che è stata ricordata proprio nel decreto Super Virtutibus di Enrichetta. Leggo testualmente: con somma umiltà soleva definirsi un mestolino nelle mani di Dio, cioè un piccolo strumento con cui potesse essere attinto e distribuito l'amore smisurato di Dio. Ecco, l'immagine ci dice qualcosa su come la nostra venerabile vedeva se stessa, su come vedeva Dio. Per sé la consapevolezza della piccolezza, della povertà, l'umiltà è la base di tutte le virtù. È un testo biografico che parla della vita della venerabile, ricostruito a livello scientifico attraverso le fonti storiche, attraverso le testimonianze dirette e indirette. Insomma, un testo che raccoglie la vicenda umana e spirituale attraverso l'intreccio e travaglio di questa, della venerabile, per la sua scelta di consacrarsi poi definitivamente al Signore. Il valore di presentare un testimone è quello di rendere testimonianza al testimone. Però bisogna farlo non con intento pedagogico o peggio agiografico, per insegnare qualcosa a qualcuno, sarebbe arrogante e ambizioso al tempo stesso, ma con la volontà di essere, raccontare dei fatti, fatti di fatti, cioè persone che con gli occhi o per via diretta ha assistito a qualche cosa di importante che può dare spunto al prossimo come comportamento effettivamente accaduto. Ogni santo è una scintilla di Cristo. Viene alla memoria una immagine di tradizione ebraica, così come la pietra, se percuote la roccia, lascia delle scintille, così il nome santo di Dio emana delle scintille. Noi possiamo cogliere soltanto queste scintille di Dio. Queste, vorrei dire che in qualche maniera i santi sono un po' come le scintille di Cristo. Ciascuno, ciascuna ci porta la sua luce, ma per intero questa luce noi la troviamo soltanto in Lui, nel Santo, in Gesù Cristo, il Santo di Dio. Il fil rouge è quello della dinamica del suo cambiamento durante gli anni. Io l'ho conosciuta che ero piccolino, 6-7 anni, lei era più grande ovviamente di me. All'inizio una certa rigidezza concettuale, di approccio, eccetera. Poi piano piano, in comunione, sentire che il tempo cambiava, mantenendo fede ad alcune cose essenziali, soprattutto sulla scorta del Concilio Vaticano II, un progressivo allargamento, fino a poi a diventare quella luce delle stelle che citavo quando mi ha adottato da figlio, i miei genitori erano morti, quando aveva 90 anni, veramente accettava tutto e tutti e si dispiaceva se qualcuno di molto diverso anche da lei, poi non ritornava a casa e diceva
sono stata troppo assertiva e non è più tornato, quindi ho sbagliato. Perché lei, per dialogare, praticava l'ascolto e l'ascolto la cambiava e pretendeva che anche l'ascolto cambiasse l'interlocutore. Però questo spesso avveniva anche con persone di religione diversa, con non credenti, durante discussioni che avvenivano normalmente a tavola, che passavano dall'attualità, quindi era molto presente ai fatti che accadevano. Aveva commentato, ricordo, il discorso di Ratisbona di Benedetto XVI, comprendendo esattamente che era stato mal interpretato e non completo. Guardava l'attualità politica, Bossi, Berlusconi, le beghe diverse di quello che succedeva. Quindi mescolava, sapeva fare trovare mestolino, no? Ecco, giustamente i giusti ingredienti per rendere piacevolissimo il fatto di stare a tavola alla sera con lei e dopo mangiato fino anche a l'una di notte, essendo costretto a dirle: guarda, forse è il caso che vai a dormire perché hai una certa età. Non aveva una visuali preconcette, apprezzava anche un certo modo di vivere e di conoscere, quindi una persona ricca di interessi. Questo nel libro, chi legge il libro, che è anche piacevole, lo vede bene. Chi ne ha soltanto un'immagine, diciamo, rischia di avere un'immagine schematica, questo non può pensarlo. La vocazione monastica a casa c'era, ma era accompagnata da una straordinaria apertura al resto del mondo, salda nella sua fede, ma attenta, curiosa, diciamo, interessata e molto alle cose belle della vita. Il grande mistero del cuore umano è la conversione continua, cioè se noi ci lasciamo attraversare da questa luce degli occhi di Gesù, il cuore entra in un processo continuamente di conversione, non è che è come se fosse un movimento continuo. La luce, se noi lasciamo passare questa luce, Enrichetta faceva questo, faceva sì che la luce di Gesù continuasse a convertirla. E noi perché stiamo male? Spesso io, voi, perché non ci lasciamo convertire e ci addormentiamo e cadiamo nella depressione, cadiamo nella tristezza. Quindi cioè, io vedo due cose, la conversione e la gioia, perché la luce di Gesù, che poi sinceramente io ricevo nel Santissimo Sacramento quando guardo Gesù nel Santissimo, la luce da una parte converte e quindi ti mostra tutte le oscurità, il peccato nostro che abbiamo, continua a mostrarlo, e mentre lo mostra ti dà gioia e quindi ti illumina, come diceva il cardinale, ha detto quella cosa bellissima delle scintille, no? Cominciamo ad avere, cioè il misterimo lune, come la luna che riceve dal sole, no? Cominciamo ad avere in noi la luce del Cristo. Considerando appunto la vocazione specifica di questa donna, ho richiamato la sua vocazione, ho scritto una vocazione nuova, non catalogabile negli schemi tradizionali della vita cristiana, la vocazione a essere figlia, perché gran parte della sua esistenza terrena ella l'ha dedicata appunto all'assistenza di genitori santi. Enrichetta, scrivevo, sapeva di essere figlia di genitori santi, ma soprattutto visse fino in fondo il suo essere figlia. Noi andremo via da questo incontro con un punto di riflessione sull'ascolto, momento fondamentale della vita. Come i passi precedenti, è un ulteriore passo per far conoscere la figura di Enrichetta e i valori che lei trasmetteva sia a livello familiare, ma anche, essendo noi tutti un gruppo di giovani che comunque seguiamo questa figura, di poter dare, diciamo, un'indicazione in questo nostro mondo d'oggi per tutti i giovani che esiste un'alternativa alla mondanità e sono i valori cristiani che per l'appunto lei ci tramanda. Qual è il valore di parlare di santità nel mondo di oggi?
è un'esigenza, perché la santità, se non si centra la santità, si è falliti. L'unica tristezza per un cristiano, come diceva un autore, è quella di non essere santi. Ma il problema è che oggi ci sono santi ma tristi, e se sono tristi non sono santi, però si illudono di essere santi. Allora, ecco, attraverso la venerabile Enrichetta vogliamo dire: attingiamo la vita ai valori, attingiamo la vita, leghiamo la vita al Vangelo per essere veramente sensati.